Ciao a tutti, oggi è venerdì 23 giugno 2023. Allora, siamo qui nel podere di mia nonna dove ho il vivaio per dividere un po' i fichi. Allora, questi qua sono fichi che ho fatto da talea, la maggior parte me li ha portati Teresio alla fine di febbraio, primi di marzo. E poi io ho fatto le talee nei bidoncini. Vedete, qua c'è una lumaca, la togliamo subito, che è andata dentro. Allora, questi qua ho usato dei bidoncini dell'acqua, quelli dell'acqua demineralizzata, tagliati, riempiti di terra, messe le talee e via discorrendo. Trovate tutti i video sul canale, c'è una playlist fichi, riproduzione, moltiplicazione fichi, e trovate tutti i video. E adesso che siamo a giugno, vedete, sono stretti ormai, ce ne sono cresciuti, avranno le radici, un po' li ho già passati, non so se si vedono là. Adesso li sto cominciando a passarli tutti, ho detto faccio un video e faccio vedere un po' come fare. Allora, questa è te qui era un ex letamaia. Quindi c'era accumulato del terreno, un po' di terra che è venuta giù dalla parte alta, e io la uso per fare questi lavoretti. E utilizzerò dei vasi piccolini che ho, questi, e li andrò a mettere dentro delle cassette con le loro etichette. Su ogni bidoncino ho un'etichetta, questo qua tipo è una varietà che ha fatto da seme Viola Teresio. E adesso li andiamo a togliere dal bidoncino. Allora, per togliere dal bidoncino non facciamo nient'altro che inclinarli. Diamo due o tre colpetti con la mano pian pianino, schiacciamo, li facciamo uscire dolcemente per non rovinare le radici. Cerchiamo di toglierli pian pianino, vedete? Questi sono i fichi. Hanno un discreto apparato radicale, già vedete. Allora, senza danneggiarlo, prendiamo un vasetto, la nostra cazzuolina, mettiamo un po' di terra e via, e andiamo a dividerli. Cerchiamo di lasciarli interrati il più possibile, in modo che così il fusto dopo andrà a fare delle radici, andrà a saturare tutto. E mettiamo qua così e andiamo a mettere la nostra cassettina. Vedete, questo qua tipo poca radice la tiriamo da una parte, questa qua ne ha pochissima, però andiamo a prendere proprio nel nostro vasetto e via. E andiamo a dividere tutti, perché come avete visto ormai non avevano più spazio nel bidoncino e andavano a competere una con l'altra e non andava bene. L'importante è dopo tenerle sempre annaffiate, almeno una volta ogni 3 o 4 giorni, uno gli dà un'annaffiatina. Io dopo li metto dentro quei bidoni, dentro quei metri cubi tagliati, là ci tengo un filo d'acqua e poi una volta a settimana li vengo a annaffiare, li vengo, vedete le radici, stanno mettendo le radichette. E il problema è che ne hanno prese tante, io ne ho fatte tante, se uno ne fa poche, per dire ne mette 3 o 4 bidoncino, questo lavoro qua lo può anche posticipare, diciamo. E magari anche a luglio, fine luglio, chiaramente si rischia un po' così, però io ne ho tante e da dividere, e solamente che facendo così gli diamo spazio nel vaso e dopo possono crescere anche come apparato radicale senza problemi. Invece se si mettono tutte, si lasciano tutte insieme, dopo si attorcigliano le radici, dopo vedete, dopo è un disastro toglierle. E vi consiglio di utilizzare questa tecnica qui del bidoncino chiuso con la pellicola, che dopo magari andate a aprire quando dovete fare manutenzione, dopo magari un mese e mezzo, perché è molto più facile che ci sia attecchimento, perché è un ambiente umido, rimane proprio un ambiente umido e vengono con facilità, specialmente i fichi, si può utilizzare anche per le rose. Ho fatto anche delle talee di rose, sempre con lo stesso metodo, me ne ha portate un po' Teresa, un po' le avevo, rose profumate da mettere in giardino. Ho fatto sempre dei bidoncini come questi e
E adesso non le ho qua perché le ho giù dove abito. Così. Vedete quante. Questo qua ha pochissime radici, lo lasciamo qua. Questo qua idem, questo qua ne ha già di più. Lo possiamo mettere in un vasetto. Dopo quelle più piccole vedo se mettere magari tutte insieme per risparmiare dei vasi, ma di solito quando cominciano a fare le foglie così dovrebbero attecchire, via. E se anche non hanno foglie come queste, ma le radici, uno l'invasa, dopo vedrete che vanno a rimettere. Vedete, qua si è spaccato un germoglio, ma le radici ci sono. Qua c'è rimasto qualche pezzo di radice che si è staccato. Ovviamente bisogna fare con delicatezza per cercare di non danneggiare la palatura di cane. Andiamo a vedere. Quando abbiamo il dubbio che abbia attecchito o no, lo tagliamo. Questo qua è secco, via. Andiamo avanti. Questo qua c'è già un po' di radici, lo mettiamo qua, questo qua c'è appena di radici, questo qua vedete c'è appena di radici. Andiamo magari a muovere, se avete una forchetta magari fate meglio, io mi sono dimenticato di portarla, però si riescono sicuramente a muovere, si fa meglio a toglierli e si evitano di rompere le radici. Questo qua secondo me non ha preso, sembra secca, infatti. Via. Adesso andiamo avanti, vi faccio vedere tutto il bidoncino, tanto lo vediamo insieme. Vedete, questo qua anche se ha poca radice. L'importante è interratelo bene, lasciate fuori poca parte aerea, così la parte che sta sotto se prendono farà tante radici. Se avete del terriccio si fa prima, perché vedete questo qua è un po' grande come grana, e poi vedete, date un po' come una cazzuola e via, così. Qua vedete un po' di radice, lo mettiamo qua così. Ce ne stanno altre tre qui, uno è questo. Forse era meglio aspettare un attimino, perché vedete che non è che hanno tante radici, però ce ne sono di quelli che erano veramente veramente cresciute tanto e non ci stavano più. È un pochino rischioso farlo. L'importante è chiaramente all'ombra sempre tenetele, non mettetele in pieno sole assolutamente, questo mi sembra ovvio. Ma il fico radica con facilità, eh. Si moltiplica bene da talea, non è mai difficile, non è mai un problema. Mettiamo qua, ce ne sta un altro, che mettiamo questo. E poi quelli lì adesso vedo se fare un bidoncino o fare un vaso unico, metterli tutti insieme. Adesso vedo cosa mi viene meglio. Adesso vi faccio vedere solo questo. Questo così. Lo mettiamo qua. Quindi abbiamo una cassetta finita. Poi prendiamo il nostro bidoncino, prendiamo la nostra etichetta, la togliamo, la mettiamo la cassetta. Perché io ne ho una trentina di varietà qui. Adesso ve le faccio vedere le altre, gli altri bidoncini.
così. La tenaglia, ne chiudiamo, poi prendiamo e mettiamo qua. Questi qua sono quelli che ho fatto prima. Ci diamo una bella annaffiata. Magari ne date una, poi dopo 10 minuti un'altra, che assorba bene l'acqua, che si compatti bene accanto alle radici. Adesso quelli lì magari faccio un vasetto, tipo quello lì, e lo metto di fianco, gli metto un'etichetta con scritto la varietà, eccetera. Questo qui sono dei fichi che ho tolto, ma erano piccoli, ce n'erano solo due, e li ho lasciati lì nel bidoncino. Questi qua sono gli altri bidoncini, vedete che stanno uscendo addirittura, certi, e certi ce ne sono veramente tanti. Adesso piano piano li divido e faccio le cassette, e poi magari li metto un po' qua dentro, che vuoto. Adesso vedo bene come fare. Questi qua sono dei fichi che avevo già fatto, vedete che chiaricacci hanno già. O magari un po' li metto qua che devo liberare queste piante. E andiamo avanti. Nient'altro, volevo giusto farvi vedere come rinvasarli, per farvi vedere tutti i vari passaggi, partendo dalla talea, come arrivare alla piantina finita. Da mettere in terra, chiaramente in quei vasetti lì ci può stare fino a in autunno, poi in autunno le potete già mettere in terra se hanno un bel apparato radicale, se cominciano a uscire le radici fuori, li potete già mettere in terra. Non ho nient'altro da dire, stavo pensando niente, e spero che il video vi sia stato utile. E che abbiate capito un po' come muovervi nella moltiplicazione dei fichi. Se non vi sono chiare alcune cose, scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo Telegram del progetto Biodiversità Condivisa, dove a settembre distribuiremo tutti quei fichi qua, che io me ne terrò un paio per tipo, una, massimo due piante su 30, diventano 30. Massimo 30-40 piante posso mettere qui, non è che ne posso mettere 200, quindi sono da regalare a chi li vuole. Va bene, e vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.